In concomitanza con la giornata della memoria è stato realizzato presso il teatro della parrocchia San Giovanni Bosco di Manduria uno spettacolo realizzato dai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Michele Greco di Manduria. Un percorso didattico ed educativo nato dal desiderio e dalla necessità di coltivare la memoria della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste compiute contro ebrei e minoranze finalizzate alla loro eliminazione totale in un momento storico che nuovamente pone l'umanità di fronte al dramma della guerra. Da questa necessità di ricordare, quando ormai gran parte dei testimoni diretti di quelle vicende stanno venendo meno, è nato il progetto che ha visto la collaborazione in continuità tra le classi quinte della scuola primaria del plesso Maruggi e le prime della scuola secondaria di primo grado, allargandosi anche alla scuola paritaria Belisario Arnò, e avvalendosi della preziosa collaborazione dei cantacunti che al tema della Shoah hanno dedicato alcuni struggenti brani. Il percorso, portato avanti con entusiasmo da insegnanti e alunni, ha preso il via con la visita a Bari presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi della mostra itinerante I giovani ricordano la Shoah, che raccoglieva i lavori vincitori del concorso ministeriale aperto alle scuole di ogni ordine e grado sparse su tutto il territorio nazionale. Un primo approccio con questa delicata tematica per i ragazzi dell'istituto che hanno avuto modo di osservare come i loro coetanei avessero interpretato e rielaborato. Un primo approccio con questa delicata tematica per i ragazzi dell'istituto che hanno avuto modo di osservare come i loro coetanei avessero interpretato e rielaborato alcuni degli aspetti legati alle vicende di quel periodo. In seguito è iniziato il percorso progettuale tra attività curricolari e rientri pomeridiani, tra la lettura di brani tratti dal libro Il silenzio dei vivi di Elisa Springer, la cittadina manduriana di origini viennesi, deportata ad Auschwitz e sopravvissuta, e l'approfondimento delle poesie dei bambini di Teresin. Attività che è culminata proprio con lo spettacolo Giornata della memoria Te l'ho detto per che non avevo cominciato quel dimenticare. romanzo? No, mi sembra di no. Lo stavo scrivendo. Non sapevo come concluderlo, ma ora lo so. Non vedo l'ora di ricominciare. Sarà un bel romanzo. Non di quelli sentimentali. Ormai sono troppo grande. Ti ricordi, una volta mi hai detto che ti vergognavi di essere ebreo? Il popolo prescelto. Prescelto per cosa? Per questo? Abbiamo già sofferto e questo ci ha resi più forti. Un giorno saremo presi ad esempio. Se ci saranno ancora ebrei. Noi non potremo mai scomparire, come le stelle.